Salve, sono Rosalinda Mazzei, ricercatore presso l'Istituto per la Tecnologia delle Membrane e oggi vi parlerò di come è possibile produrre delle sostanze con attività terapeutica a partire da foglie d'ulivo. Questo verrà effettuato mediante la produzione di membrane bioibride. Per riuscire a capire che cos'è una membrana bioibrida bisogna fare riferimento a una membrana biologica. La membrana biologica è un involucro che circonda la cellula e regola il passaggio delle sostanze dall'interno all'esterno. Facendo un ingrandimento si può notare come all'interno di essa sono presenti delle proteine. La membrana artificiale simula i compartimenti che sono presenti nelle membrane biologiche e possono essere di due tipi. Una membrana può essere simmetrica, quindi dove i pori diciamo, sono dei canalicoli lungo tutta la sezione trasversale della membrana, oppure possono esserci più strati, dove ci sarà uno strato attivo che è quello dei pori e uno strato spugnoso che è quello di sostegno. All'interno di questo strato spugnoso possono essere immobilizzate delle proteine, proprio allo stesso modo di come sono disposte nelle membrane biologiche. Facendo un ingrandimento al microscopio ottico si notano dei puntini blu che sono appunto le proteine immobilizzate all'interno della membrana. Quindi, alimentando con una pompa la soluzione proteica e facendola passare attraverso una membrana tubolare, poiché la dimensione delle proteine è più grande rispetto a quella dei pori delle membrane, rimangono intrappolate all'interno dello strato spugnoso e questa è come si possono vedere al microscopio invece a trasmissione. Questo è un altro ingrandimento, quindi questa è una sezione, una fettina della membrana con all'interno le proteine. E questo è un ingrandimento dove i puntini blu appunto sono le proteine immobilizzate all'interno dello strato della membrana che rimangono intrappolate. Queste proteine spesso e volentieri sono degli enzimi, ma che cos'è un enzima? Un enzima è una proteina che noi abbiamo anche all'interno del nostro corpo che riesce a tagliare per esempio l'amido che è presente nella pasta, quindi quando mangiamo un piatto di pasta l'amido viene degradato da un enzima che si chiama amilasi e produce dei monomeri dell'amido, che è il glucosio, che viene appunto utilizzato all'interno del nostro corpo per produrre energia. Oggi invece parleremo di un altro tipo di enzimi, che sarebbe la beta-glucosidasi. La beta-glucosidasi è un enzima che si trova all'interno delle piante e riesce, quando viene a contatto con il polifenolo o l'europeina, a degradare questa molecola con la produzione di una molecola di glucosio e una di olorepina glucone, che è il composto che noi vogliamo isolare. Quindi l'olorepina, come dicevo, è un polifenolo che può essere presente nelle foglie d'olivo o nelle olive, mentre l'olorepina glucone, quindi il prodotto che viene tagliato dall'enzima beta-glucosidasi, si trova nell'olio d'oliva ed è responsabile delle proprietà antiossidanti e benefiche dell'olio d'oliva. Come si può vedere qua per esempio ha diciamo, proprietà di antinfiammatorio, antitumorale, epatoprotettivo, attività antimicrobica e antivirale. Quindi simulando un po' come la compartimentalizzazione all'interno della cellula, secondo la quale l'enzima è localizzata in un compartimento della cellula, mentre l'olorepina è in un altro compartimento. Quando per esempio c'è una puntura di un insetto sulla foglia, questi due compartimenti vengono a contatto e si ha la produzione dell'olorepina glucone, che per quanto riguarda le piante è utilizzato per la difesa contro i patogeni e quindi ha un'attività insetticida. Allo stesso modo noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo estratto l'olorepina dalle foglie di olivo e cercato di simulare la compartimentalizzazione che troviamo in vivo mediante delle membrane bioibride e un reattore biocatalitico a membrana, cioè in sostanza questa è la membrana su cui viene posizionato l'enzima, dopodiché si alimenta con una pompa il polifenolo che viene estratto dalle foglie, passa attraverso la membrana dove incontra l'enzima, subisce la degradazione mentre il prodotto viene recuperato dall'altro lato della membrana. Le membrane possono avere una configurazione piana oppure tubolare. In questo caso noi abbiamo delle fibre che possono essere assemblate all'interno di un modulo a membrana e incollate da un'estremità.
in modo tale da avere due compartimenti separati, cioè quello che passa attraverso la membrana e quello che invece viene trattenuto. Il modulo viene assemblato nel sistema e mediante una pompa la soluzione viene fatta ricircolare nella parte esterna e poi mediante l'applicazione di una pressione permea attraverso la membrana e viene raccolta da questa parte qua. Come dicevamo, noi abbiamo prima estratto dalle foglie d'ulivo i polifenoli che sono poi alimentati alla membrana bioibrida precedentemente preparata per la produzione dell'oloroperina glicone. Quindi ovviamente questo è un decotto di foglie d'ulivo che vengono poi filtrate e la soluzione che viene raccolta viene versata all'interno di questo serbatoio. Dopodiché si accende il sistema. Quindi la soluzione viene fatta permeare attraverso la membrana e viene raccolta in un altro serbatoio. Questo ci consente, appena l'oloroperina incontra l'enzima all'interno della membrana, c'è la produzione dell'oloroperina glicone che viene raccolta dall'altra parte della membrana. Dopodiché c'è un'estrazione in un solvente e una volta evaporato il solvente si ottiene la polvere del composto con attività appunto antiossidante e termica.